bambini della prima sezione, quelli che vanno con la signora Maria Antonietta, va. Intitolato Gli occhiali di Arlecchino, se non ho capito male. Aspetta un momento per leggerla, devo mettere gli occhiali. Ecco fatto, dunque, caro Arlecchino, questa sera sei invitato a casa mia per festeggiare il carnevale. Vengo a prenderti stasera alle 9 e tanti saluti. Ciao, Colombina. Hai capito, Arlecchino? Sì, sì, e grazie mille, Brighella. Voglio prepararti per questa sera, buon divertimento. Ciao, Brighella. Tutto!
che sono troppo forti. Aspetta, prova a quest'altro. Prova questi tre perfetti. Silenzio.
Pulire. Coprirò il bicchiere con il mio cilindro magico. Dirò la mia formula magica. La bottiglia! La bottiglia con Balila! Ti voglio raccontare una storia da morire e da ridere! Ma io non voglio morire! Non morirai, ma c'è da ridere! Alle lacrime. Ma io non voglio nemmeno piangere. Non piangerà, ma sarai inondato di gioia. Ah, meno male. Ascoltami bene, figurati che passeggiavo lungo il viale, ho sentito un rumore terribile. Dici tu quando devo ridere? Sì, lasciami continuare. Mi volto e vedo due automobili che si sono scontrate una contro l'altra come un organetto. Devo ridere? No, non è ancora finito. Due minuti dopo arriva la macchina dei pompieri con la scala. Sai come hanno fatto? No! Hanno preso l'estintore e hanno annaffiato le due automobili. Così. Secondo te questa è una cosa buffa? Secondo me no. Dai, non te la prendere, un giochetto che puoi fare alle spalle di un altro imbecille. Ah, ecco, sta arrivando il signor Leale. Buongiorno, signor Clown, buongiorno, signor Augusto, che cosa vi è successo? Oh, niente, stavo tornando dal cinema. E che film hai visto? Cantando sotto la pioggia. A proposito, signor Leale, figura che uscendo dal cinema ha visto una scena terribilmente buffa. Ah, sì? Non nasce adesso? No, raccontali la storia. La storia è talmente bagnata che riuscirà a venire reumatismi. Che cosa dice? Bene, dunque, dimenticavo l'estintore. Si figuri che ero nel deserto. Sul viale. Sì, ho visto due automobili che suonavano l'organetto con delle fiamme alte 100 metri. Sono arrivati i pompieri facendo Nino, Nino, Nino. Ma è qui che si ride. Hanno preso l'estintore, hanno fatto... Sa cosa hanno fatto? No. Hanno fatto così.
canzone è stata proprio una cosa buffa. Nelle piazze non ti via, c'è una lepre compagnia che vestita in modo strano, canta, balla e sta baccano, mascherine, mascherine, siete buffe ma carine, con i vostri nasi rossi, fatti male, tocchi e grossi. Capitano, tu mi devi uscire dall'aperitivo. Silenzio, le regole!
paciencia me hay. Esto responde la ventana, señor Cornelio. Padre domandera, ¿da cuánto tiempo se torturó a mí? Esto responde la un giorno, señor Cornelio. Padre domandera ancora, ¿qué cosa preferisce, la vita borghese o la vita militare? Tu risponde la tutte e due, signor Cornelio, capito? Ecco, l'arriva. ¡Gracias!
ministro dello Stato farebbe le case di zucchero e le porte di cioccolato. Se comandasse Pulcinella, la legge sarebbe questa, se ha tristi pensieri la data la nuova testa. Se penso che adesso vi devo bagnare, premo questo tasto e comincio a sbuzzare. E se mi salta in mente un'idea nuova, perché questa sera tutti concesso, siamo a carnevale, una festa per noi piccolini, e voi grandi se volete divertirvi ritornate bambini, giocate con noi questa sera, ne abbiamo bisogno, porca miseria, e se volete farci bambini più felici del mondo, prendeteci la mano e facciamo un giro tondo. Lo so, forse sarete imbranati, ma direttamente migliori dei vostri cartoni animati. Allora, diamoci la mano e giriamo. Adesso tutti zitti che sto per finire. Ascoltate quello che sto per dire. A voi mascherine brutte e belle, da vostro ballaccetto. Mettetevi il nome! va bene, forse una bistecca. Va bene?
po' di aranciata. Niente aranciata, solo vino. Vabbè, i porti del vino. Todos, hasta la boya. Insomma.
manicomio, non un ristorante. Mi faccia il conto, devo andare via subito. Lasci stare, io non ne voglio. Una bistecca. Non portarla neanche. Mi faccia il conto per cortesia. Thank you.
ridi. Thank you.
Vai, vai.